Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e emozioni per mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi, la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Infatti, come il corpo,
senza lo spirito è morto, così anche la fede, senza le opere, è morta. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. La tua legge, Signore, è la fonte di gioia. È fonte di gioia. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, ogni anno nel mese di febbraio in questa chiesa dell'Adorazione si svolge una settimana eucaristica. In questo anno 2014 essa assume un particolare significato perché il 14 febbraio scorso si sono compiuti 60 anni da quando fu istituita nel 1954 l'adorazione eucaristica quotidiana in questa chiesa
di Maria Santissima Annunziata, ad opera del servo di Dio Monsignor Amilcare Stanislao Battistelli, vescovo passionista delle due diocesi di Teramo e Atri, allora Equaliter unite. In qualità di testimone presente a tale memorando evento, mi piace ricordare che dopo la solenne celebrazione eucaristica avvenuta in cattedrale, il vescovo Battistelli in processione e preceduto dai membri del capitolo cattedrale, dai parroci della città, dai religiosi e dagli alunni del Pio Seminario Aprutino, reggendo l'ostensorio con il Santissimo Sacramento e seguito da una grande folla di fedeli teramani, passando per Piazza Orsini e Via Stazio, intronizzò in questa chiesa Gesù Eucaristia, consegnando alla città il dono della adorazione eucaristica quotidiana. In questo anno in cui si sono compiuti i 60 anni della presenza pubblica quotidiana di Gesù nella nostra città, dobbiamo rendere grazie al Signore per il dono della sua presenza fra noi e nello stesso tempo dobbiamo rinnovare l'impegno di apprezzare tale presenza divina con la nostra presenza per l'adorazione e la preghiera in questa chiesa. In quell'ormai lontano 14 febbraio 1954, Monsignor Battistelli, invitando tutti ad adorare Gesù Eucaristia in questa chiesa, presentò alla comunità cittadina tre signorine dell'Istituto Religioso delle Missionarie dell'Eucaristia, alle quali affidò l'animazione dell'adorazione. Nell'arco di 60 anni si sono avvicendate diverse altre consorelle missionarie di detto istituto, che hanno svolto con fedeltà la loro missione silenziosa e operosa, la quale si è esplicata anche in servizio di accoglienza alla gioventù e in altre opere di carattere religioso. Noi ringraziamo il Signore per la testimonianza ricevuta da tali signorine dell'Eucaristia ed esprimiamo l'augurio che la loro presenza continui e si dilati sempre di più. Non possiamo non ricordare che il primo rettore di questa chiesa dell'adorazione fu Monsignor Ettore Di Filippo, al quale qualche tempo dopo successe sacerdote Don Arturo Mazza, che per tanti anni tuttora svolge il suo silenzioso e operoso servizio, del quale tutti noi gli siamo grati. Il tema della settimana eucaristica di quest'anno, come tutti sappiamo, è l'Eucaristia e la famiglia. L'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai cristiani di Corinto, ha da lamentarsi di qualche cosa con loro, perché li rimprovera che hanno un po' perso il senso del banchetto eucaristico. E quindi egli traccia di nuovo l'immagine originale del banchetto cristiano, precisando che esso è la cena del Signore e risale all'iniziativa e all'invenzione di Cristo stesso, che all'ultima cena, nel segno del pane e del vino, consegnò agli apostoli il suo corpo e il suo sangue prima di offrire in sacrificio se stesso a Dio Padre sul Calvario per noi e per la nostra salvezza. A tale banchetto non si può prendere parte nel modo che ognuno può credere, ma si deve prendere parte col proposito di entrare in comunione viva con la passione di Cristo che muore per risorgere ed essere ancora con noi. Quindi questa settimana ci suggerisce di stare attenti e vigilare affinché non cadiamo anche noi
nello stesso difetto dei cristiani di Corinto, con l'abitudine di fare la comunione eucaristica e basta, come se fosse un gesto magico o soltanto un gesto culturale. Bisogna che risvegliamo la fede nella presenza di Gesù, che nel segno del vino e del pane spezzato vuole indicare l'offerta di sé che Egli ha fatto sulla croce per noi, per nostro amore, e che noi siamo invitati a ricambiare con l'amore verso il prossimo, a cominciare dalla nostra famiglia, che è il prossimo più vicino a noi. La celebrazione eucaristica non è soltanto un rito, ma è un ringraziamento a Dio per ciò che ha fatto Gesù, ed è assunzione dell'impegno che noi prendiamo e continuiamo e continuamente rinnoviamo di amare il prossimo come Gesù ha amato noi, cioè fino a dare agli altri noi stessi, cioè la nostra disponibilità, il nostro servizio, il nostro tempo, i nostri beni e la nostra stessa vita, a cominciare dalla nostra famiglia. La famiglia non sempre è un luogo dove si vive l'amore scambievole, ma a volte è soltanto una specie di dormitorio dove non ci si parla, non ci si vuol bene, dove ognuno entra e esce come se non ci fosse nessuno, senza interessarsi degli altri. Ci sono tante famiglie che vivono così, divise, lacerate, dove si vivono momenti drammatici e perfino tragici. La cronaca ci dice che molti dei delitti che si verificano oggi avvengono nell'ambito della famiglia. La famiglia invece deve essere un banchetto permanente, non solo per mangiare, per dormire, ma per vivere in relazione gli uni con gli altri. Nella famiglia si deve riverberare l'immagine del banchetto eucaristico, dove siamo insieme tutti figli di Dio e fratelli fra noi. Noi partecipiamo all'Eucaristia non solo per prendere il pane eucaristico, ma anche per assumere di nuovo l'impegno di amarci gli uni gli altri e di riprodurre nella famiglia gli stessi rapporti di fraternità che viviamo nella celebrazione eucaristica. È chiaro che prima di tutto l'Eucaristia deve essere creduta, nel senso che occorre credere che nei segni sacramentali dell'Eucaristia è vivo e presente Gesù e si offre al Padre per noi come sulla croce. Perciò noi non solo crediamo in questa sua presenza, ma la celebriamo, cioè riconosciamo insieme nella fede che in essa c'è lo stesso banchetto che Gesù fece con gli Apostoli, la stessa offerta che Gesù fece al Padre sul Calvario per noi. Per questo poi noi ne portiamo il ricordo nei vari momenti della giornata e della vita e ne accresciamo la gioia amando gli altri come fratelli. A tutto questo e ad altro ci richiama la settimana eucaristica. A tutto questo ci richiama l'Eucaristia ogni volta che partecipiamo alla celebrazione e quando ci fermiamo in adorazione davanti a Gesù Eucaristico solennemente esposto, che ci dà udienza, e quando nella quotidianità, in famiglia e fuori, viviamo la nostra relazione con i nostri fratelli, portando in noi sempre la memoria del Signore e del suo amore per noi. A questo, fratelli e sorelle, ci aiuti Maria Santissima Annunziata, donna eucaristica, che visse sempre come sorella e come madre nella famiglia di Nazareth accanto a Gesù.
consapevoli che saremo giudicati sulla testimonianza attiva del Vangelo, preghiamo il Padre dicendo insieme: rendici testimoni del Vangelo, Signore. Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Accompagna Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Accompagna, o Signore, il cammino degli uomini verso di Te. Purifica la loro fede, in modo che a ciò che dicono corrisponda ciò che fanno. Preghiamo. Rendici testimoni del Vangelo. Rendi, o Signore, la Tua Chiesa fervida di opere sociali e caritative. Rendila attenta e sensibile a quei bisogni cui la società ancora non provvede. Preghiamo. Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Libera, o Signore, i nostri governanti dalla litigiosità e dalla discordia. Concedi loro un cuore saggio e un atteggiamento costruttivo per il bene comune. Preghiamo. Rendici testimoni del Vangelo, Signore. Grazie, Signore, per questi primi 60 anni in cui tutta la Chiesa teramana ha imparato che mettendosi in ginocchio davanti a Te può trovare la forza per annunziare l'inaudito realismo del Tuo farti uomo, per donare tutto Te stesso affinché ciascuno si senta amato e compreso dalla Tua infinita misericordia. Perché la vita e le opere dei servi di Dio Stanislao Battistelli e Maria Pia Benati siano esempio luminoso per noi che hanno tratto la loro sollecitudine per i fratelli e la ragione del loro apostolato dalla Divina Eucaristia adorata con umiltà, celebrata con dignità e vissuta con carità. Preghiamo. Preghiamo. Signore. Dio della salvezza, che ci chiami ad una testimonianza coraggiosa della nostra fede, aiutaci a portare apertamente e fieramente il nostro nome cristiano, perché Gesù tuo Figlio ci possa un giorno riconoscere davanti a Te, che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceve dall'altare questo sacrificio, per la gloria del suo nome, per il nostro di tutta la Santa Chiesa. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla Tua volontà la ricompensa eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, il nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa del tuo regno. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare la nostra sorella Wanda e defunte di famiglia, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Berardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi limitiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con il tuo spirito. Con il tuo spirito. Devo andare a prenderla. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degni di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita Jesus.
Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti al convite eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo ringraziare tutti i presenti e ricordare che questa sera alle ore 21 ci sarà una catechesi per le famiglie. Quindi tutti siamo invitati e soprattutto voi che avete figli, parenti, ecco, approfittiamo di questi momenti che ci aiutano a vivere la nostra fede. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.